Sì. E non ti manca niente del calcio? No, mi manca giocare, quello sì. Quello era bello, eh? Quello era. Quello sì. Era la vita, però purtroppo, come tutte le cose belle, arriva un giorno che devi ovviamente smettere. Io sto, tra virgolette, sono stato un po' costretto, perché alla fine era diventato veramente problematico anche allenarmi, però. Dai, diciamo che non ho rimpianti, che sono andato veramente fino in fondo da questo punto di vista. Cioè, l'ultima partita, quando a San Siro abbiamo fatto Milan-Brescia, è stato, alla fine ho proprio detto finalmente. Ah sì? E per arrivare a questo vuol dire che... Però questo è incredibile, perché sì, la gente non lo immaginerebbe mai, eh. Uno dice... Venivo da 20 anni di dolore, di calvario, sì. Poi... succedevano dei infortuni di tutti i tipi, per cui... Il giorno che ho smesso, alla domenica ho preso l'aereo e sono andato in Argentina. Ho detto, vabbè, sai cosa faccio? Prendo e vado via, così almeno si dimenticano, no? Sì, però nel senso, tu non è che sei uno che si può nascondere, cioè... No, però io già, se esco dal Piemonte, la gente non sa più chi sono. No, io poi sono andato veramente fuori dal mondo. Non volevo più vedere nessuno, sì, avevo bisogno di stare da solo. Sì. Alla fine veramente è stata una liberazione.